Ciao a tutte ragazze e ragazzi, siete pronti per una nuova ricetta? Oggi vi mostrerò come realizzare la crostata al limone meringata e di una bontà infinita. La crostata viene realizzata con una base di pasta frolla, si può utilizzare anche la pasta brisè. All'interno viene inserita una freschissima e agrumata crema al limone e poi viene ricoperta con della meringa. Vi assicuro che è buonissima. Ora vediamo un attimo gli ingredienti che occorreranno. Spero tanto che questo video vi piaccia e che vi sia di ispirazione. Noi ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao! Ed ecco gli ingredienti che andrò a utilizzare. Occorrerà una dose di pasta frolla, vi metto il link per poter visualizzare la ricetta. Una dose di crema al limone, vi metto il link per poter visualizzare la ricetta. E una dose di composto di meringa, anche qua vi metto il link per poter visualizzare la ricetta. Utilizzerò una spianatoia, un mattarello. Una teglia da forno, alla base inserito un foglio di carta oleata, farina quanto basta e una sacca poche. Vediamo un attimo come procedere. Sulla spianatoia verso della farina. E con l'aiuto del mattarello stendo la pasta frolla, ottenendo una sfoglia di uno spessore di 3 mm. Ora che è stata stesa la frolla, andrò a foderare lo stampo. Una volta foderata la teglia con l'aiuto di una forchetta, andrò a bucherellare la base. Lascio cuocere in forno a 180 gradi per 20 minuti o fino a quando la frolla non sarà appena dorata. Il forno deve essere precedentemente riscaldato. La frolla è dorata. A questo punto verso sul guscio la crema al limone e la livello. Rimetto nuovamente la teglia in forno, abbasso la temperatura del forno a 160 gradi e lascio cuocere per altri 10 minuti. La crostata è pronta, la lascio raffreddare per pochi minuti. Inserisco il composto di meringa nella sac à poche. E formo dei ciuffetti su tutta la superficie, partendo dal bordo esterno della crostata. Rimetto nuovamente la tortiera in forno e lascio cuocere per circa 10 minuti o fino a quando la meringa non risulterà ben dorata.
Ho tolto la crostata dal forno, la lascio raffreddare completamente prima di tagliarla a fette. Si conserva in frigo e si può servire fredda. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!